La Voce 24 News. Roscigno, Salerno. Torna la festa dell'asparago selvatico il 25, 27 e 28 aprile ed il 1 maggio. Auletta, Salerno. Tutto pronto per il Festival Bianco Tanagro, dal 25 aprile al 1 maggio 2024. Postiglione, Salerno. È stato siglato, presso la sede di Palazzo di Città, il protocollo d'intesa per il rilancio e la programmazione turistica. Salerno. Oggi presso il Salone Azzurro della Prefettura di Salerno, verrà siglato un protocollo per la prevenzione e il contrasto del fenomeno dell'usura. Pagani, Salerno. Ideato dal reparto di ematologia dell'ospedale di Pagani, il progetto L'Arte che cura attraversa i cinque sensi. Basilicata. Vince il centrodestra, Bardi confermato presidente con largo distacco su Piero Marrese. Campania News. Roscigno, Salerno. Torna la festa dell'asparago selvatico, scenario dell'evento La Pompei del Novecento, il borgo di Roscigno Vecchia. Un appuntamento atteso ed ormai consolidato che richiama nell'affascinante borgo migliaia di persone ogni anno. Protagonista uno degli ortaggi più prelibati che segna l'inizio della primavera, l'asparago selvatico, con la festa dell'asparago selvatico e della selvaggina, giunta alla sua 13ª edizione ed in programma il 25, 27 e 28 aprile ed il 1 maggio. Organizzato dal comune di Roscigno assieme alle associazioni Terra Mia, Tutta al Femminile, Terra Cilento, Proloco Roscigno Vecchia, Monte Pruno Ambiente e Vita e Fondazione Monte Pruno. 4 giorni saranno di divertimento e spettacolo. Oltre agli sbandieratori, ai Falconieri del Re e ai gruppi musicali Anima Nera e Valcalore, ospite musicale, domenica 28 aprile alle 18, il gruppo dei Viente Terra. Dal 25 aprile fino al 1 maggio, inoltre, ci saranno i gonfiabili per i più piccoli. Maggiori informazioni sulla festa dell'asparago selvatico collegandosi alla pagina Facebook Roscigno Fest, oppure telefonando allo 0828 963043. Auletta, Salerno. Tutto pronto per il Festival Bianco Tanagro, giunto alla sua 12ª edizione, inizio il 25 aprile fino al 1 maggio. Dal 25 aprile al 1 maggio 2024, il borgo di Auletta tornerà ad accogliere migliaia di visitatori che sceglieranno di vivere la Valle del Tanagro mantenendo come fil rouge il carciofo bianco locale, verde chiaro, dal cuore morbido e senza spine, saranno decine i piatti a lui dedicati, a cui si affiancheranno una serie di prelibatezze preparate direttamente dai contadini e dalle massaie. Il festival, inteso come momento di promozione territoriale, promuove le visite alle vicine grotte di Pertosa Auletta e al castello marchesale del paese. Consegna del carciofo d'oro al poeta e paesologo Franco Arminio, nomina dei nuovi ambasciatori del carciofo bianco Anna Ferrentino e Michele Sica. Bianco Festival inoltre è artisti di strada e spettacoli. Musica popolare con numerosi gruppi locali e meridionali, salotti e presentazioni, area degustativa con i piatti locali a base di carciofo bianco. Postiglione, Salerno. È stato siglato, presso la sede di Palazzo di Città, il protocollo d'intesa per il rilancio e la programmazione turistica, tra il comune di Postiglione e le aziende del territorio postiglionese. Il protocollo, spiega il sindaco della cittadina, Carmine Cennamo, rientra nell'ambito di una serie di progetti ed attività finalizzate alla promozione del territorio e allo sviluppo turistico di Postiglione e degli Alburni, già avviate dal nostro ente. Dalla candidatura della Grotta di Sant'Elia di Postiglione a Patrimonio dell'Umanità UNESCO, all'adesione e al finanziamento ai progetti sui borghi e sul turismo delle radici ed altre attività connesse. Fino alla imminente apertura di Parco Avventura Postiglione e alla digitalizzazione della sentieristica e dei siti storico-turistici. Tutto questo, spiega il sindaco, si concretizza in azioni che vedono e vedranno il nostro paese, tra i primi degli Alburni, a realizzare una capillare ed importante offerta turistica destagionalizzata e competitiva. Salerno. Oggi presso il Salone Azzurro della Prefettura di Salerno, verrà siglato un protocollo per la prevenzione e il contrasto del fenomeno dell'usura, tra il prefetto di Salerno, Francesco Esposito e il presidente della Commissione regionale ABI Campania, Giuseppe Mario Nargi.
la sottoscrizione del protocollo avverrà alla presenza del commissario straordinario del governo per il coordinamento delle iniziative anti-racket e anti-usura, prefetto Maria Grazia Nicolò. Alla firma assisteranno tra gli altri anche i rappresentanti del Comune di Salerno, dei vertici provinciali delle forze di polizia, della Banca d'Italia, della Camera di Commercio, delle associazioni di categoria e delle associazioni anti-racket e anti-usura. Pagani, Salerno. Ideato dal reparto di ematologia dell'ospedale di Pagani, il progetto L'arte che cura attraversa i cinque sensi. La parte del progetto che riguarda la vista è curata e realizzata dall'associazione Nasi Rossi Clown Therapy di Scafati. Le opere dei 67 artisti di ogni parte d'Italia che hanno aderito al progetto saranno collocate nel reparto di ematologia dell'ospedale di Pagani, diretto dal primario Catello Califano, con la collaborazione della caposala Carmela Trezza. Basilicata News. Basilicata. Vince il centrodestra, Bardi confermato presidente con largo distacco su Piero Marrese. Il centrodestra resta alla guida della regione Basilicata. In un voto segnato dal forte astensionismo, alle urne è solo il 49,8%. Fratelli d'Italia è il partito più votato con il 17,39%, seguito dal Partito Democratico 13,87%. Tonfo del Movimento 5 Stelle. Il presidente Bardi nell'immediato ha dichiarato: «Voglio ringraziare i lucani per la fiducia che mi hanno accordato, per la seconda volta. È una grande responsabilità che sento verso tutti loro, anche verso i lucani che non mi hanno votato o che non si sono recati alle urne. Continuerò ad essere il presidente di tutti. Dedico pertanto a tutti i lucani questa vittoria». L'affluenza ha sicuramente penalizzato il centrosinistra, che ne è anche in parte la causa. Gli elettori hanno sanzionato lo spettacolo triste che la sinistra ha messo in campo negli ultimi mesi. Hanno perso perché loro parlavano di Bardi mentre noi della Basilicata. È stato un grande successo della nostra coalizione, voglio ringraziare i leader nazionali del centrodestra, di Italia Viva e di Azione, tutti i candidati, i militanti e i volontari che si sono impegnati senza riserve in questa campagna elettorale. Rivolgo un saluto a Piero Marrese ed Eustacchio Follia con cui mi sono confrontato. Adesso di nuovo al lavoro per programmare le priorità dei prossimi 5 anni insieme a tutte le forze politiche della coalizione. La Premier Meloni ha dichiarato: «Ringrazio di cuore tutti i cittadini che hanno voluto confermare il loro sostegno alle nostre politiche», ha affermato Giorgia Meloni. «La vostra fiducia è il motore che ci spinge avanti ogni giorno». Commento al risultato elettorale anche da parte del D'Antonio Tajani, ha vinto il centrodestra unito. Hanno vinto i lucani che hanno scelto di sostenere il nostro buon governo per altri 5 anni. La voce del meridione, una voce libera, informazione libera, che dà voce al territorio e alla gente. Seguici e iscriviti al nostro canale YouTube, resta sempre informato.